Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono 5.479 i nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo, un nuovo record dopo i 5.315 di mercoledì scorso. Tra i quattro decessi delle ultime 24 ore ce n'è anche uno di un 36enne. Intanto è polemica per lo spostamento di personale degli ospedali di Lanciano e Ortona nel nuovo reparto Covid di Chieti. Vediamo il servizio. Nuovo record di positivi oggi in Abruzzo, sono 5.479 i nuovi casi di Covid riscontrati di età compresa tra un mese e 103 anni, 4.450 sono emersi da test antigenico, in totale sono stati eseguiti 7.422 tamponi molecolari, 37.981 test antigenici, il tasso di positività è pari al 12%, i nuovi positivi sono residenti 976 in provincia dell'Aquila, 1.617 in quella di Chieti, 1.123 in quella di Pescara, 1.506 in quella di Teramo, 108 di fuori regione, 148 per cui sono in corso accertamenti circa la provenienza. 4 le persone decedute di età compresa tra 36 e 87 anni, una in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara e uno risalente ai giorni scorsi. In aumento anche i ricoveri, sono 282 in area medica, più 13 rispetto a ieri, 27 in terapia intensiva, più 2 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 192 i dimessi guariti, mentre aumentano di 5.282 unità gli attualmente positivi in Abruzzo, che superano i 44.000 casi. Sit-in peraltro questa mattina dinanzi all'ospedale Renzetti di Lanciano, convocato dai sindacati Nursing, Nursing Up e CGL per protestare contro lo spostamento di infermieri e operatori sociosanitari dagli ospedali di Lanciano e di Ortona a Chieti per aprire un reparto Covid. Si tratta di 17 infermieri e 10 OS, la cui assenza ha determinato l'accorpamento di reparti sia al Renzetti sia al Bernabeo di Ortona, dove le attività chirurgiche sono interrotte. Quanto accade non va bene, ha dichiarato il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, presente al sit-in. Non si può chiudere un ospedale per mantenere una struttura Covid. Ho chiesto un incontro all'assessore regionale Verì, assumano altre persone con fondi Covid. Non si è fatta attendere la risposta del direttore sanitario della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Angelo Muraglia. Nessuna spogliazione, ma necessità di aumentare i posti letto Covid a fronte della crescita dei casi. Non esistono, prosegue, realtà che prendono e altre che perdono, perché l'azienda è unica e le energie vengono convogliate laddove c'è bisogno. Il direttore sanitario fa presente che dall'inizio della pandemia sono stati preservati completamente il Renzetti e il Bernabeo, dove non sono state riconvertite alcune unità operative per far fronte alla crescente domanda di ricoveri concentrati su Chieti e Vasto per la presenza dei reparti di malattie infettive. A seguito dell'aumento di casi, l'unità di crisi ha varato ora un piano di riconversione di pneumologia e geriatria dell'ospedale di Chieti in reparti Covid. Ritorno a scuola posticipato al 10 di gennaio per dare l'opportunità di effettuare screening alla popolazione scolastica. Vediamo com'è andata a Pescara nel prossimo servizio curato da Paolo Renzetti. Devo dire che c'è stata una partecipazione veramente massiccia. Gli studenti sono venuti a effettuare il tampone, evidentemente con un grande senso di responsabilità. Ho visto bambini tranquillamente avvicinarsi alle postazioni per fare i tamponi, devo dire delle immagini molto 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 positive. Abbiamo visto anche file molto lunghe, quindi la partecipazione è veramente stata importante, però adesso non c'è più nessuno, a conferma del fatto che il sistema ha tenuto benissimo, ha funzionato, perché è riuscito a soddisfare tutte le esigenze di tamponatura che dovevano essere fatte in questa mattinata. Quindi devo dire che è tutto positivo, ringrazio anch'io i medici della ASL e tutta l'organizzazione ASL, ma anche la struttura di missione del generale Figliuolo, che ha mandato i volontari medici dell'esercito, perché c'è una collaborazione piena tra le istituzioni che poi porta a risultati a vantaggio della cittadinanza. Anche i presidi, i dirigenti scolastici sono stati impegnati, hanno messo a disposizione il personale della scuola, ha funzionato tutto, una bella giornata per Pescara, una bella immagine
per l'Abruzzo. Il Covid sappiamo che è pericoloso, sappiamo che è subdolo, ma cerchiamo di combatterlo in tutti i modi. Lunedì si torna a scuola e si tornerà un po' più tranquilli, proprio perché questi tamponi effettuati a tutta la popolazione scolastica sicuramente contribuiranno a rendere il quadro più chiaro. Ci sono stati alcuni positivi, alcuni ragazzi positivi che ovviamente saranno messi in quarantena sotto controllo. E ora una notizia appena giunta in redazione, sempre riguardante Pescara. Nel pomeriggio gli assessori comunali Eugenio Seci e Alfredo Cremonese, con la supervisione del sindaco Carlo Masci, hanno raggiunto un accordo con l'imprenditore Giuseppe Aristide De Cecco, la moglie Silvia Iezzi e la figlia Beatrice De Cecco, per l'utilizzo del piano terra dell'ex polo direzionale che fu sede della Fater, noto in città e non solo, perché disegnato dal famoso architetto Massimiliano Fuchs, per destinarvi il secondo hub vaccinale della città di Pescara, che funzionerà in sinergia con quello già operativo presso la stazione di Pescara Porta Nuova. Un'intesa con i proprietari raggiunta in poche ore, dopo che già ieri vi era stato un primo sopralluogo alla presenza del sindaco, dei pubblici amministratori comunali e dei responsabili del competente dipartimento della ASL. E sono cominciati anche a Chieti gli screening sulla popolazione scolastica, grande partecipazione, ma c'è chi auspicava un rientro posticipato. Comunque il sindaco comunica che i risultati dei test daranno il semaforo verde per la riapertura delle scuole lunedì 10 gennaio. Il servizio di Stefano Recanati. Prima giornata di screening a Chieti e subito grande affluenza. Tanti gli alunni accompagnati dai genitori e personale scolastico dei comprensivi istituti scolastici cittadini e non in fila per un ritorno in classe in sicurezza, anche se in tanti avrebbero preferito ritardare ancora un paio di settimane. È molto giusta prima della riapertura delle scuole. Penso che far rientrare questi ragazzi a scuola sia assurdo. Io sono un insegnante, tra le altre cose, quindi sono in classe. E so che comunque mantenere le distanze con questa variante così contagiosa, insomma, è difficile. Penso proprio di sì, almeno un paio di settimane, il tempo di testare tutti quanti con calma, non in questo modo, perché insomma ci sono tante persone che arrivano e se ne vanno. E questi ragazzini poi rientreranno nelle classi senza neanche sapere se sono positivi o no. Lo staff medico comunicherà tempestivamente la positività rilevata dai tamponi, mentre la negatività arriverà in un secondo momento. In caso di positività, l'hub sospenderà le attività per 10 minuti per la sanificazione. Fa comunque appello al senso civico il sindaco Diego Ferrara, che in questo modo invita tutti a sottoporsi al tampone e a continuare la campagna vaccinale affinché la scuola regga e si svolga in presenza il più possibile. Nel primo pomeriggio farò insieme con il mio assessore Fabio Stella alla sanità, faremo un punto sulla situazione statisticamente, andando a rilevare il numero dei positivi e quindi il dubbio se si possa tornare a scuola lunedì è un dubbio lecito da porsi in questo momento. La difficoltà nel reperire tamponi appositi alla base della scelta di non sottoporre ai test i bambini delle scuole dell'infanzia, che non hanno trovato d'accordo il comparto conoscenza della CGIL. Per l'infanzia ci attrezzeremo a breve per fare uno screening tutto dedicato a loro. I tamponi salivari non siamo riusciti, la ASL non è riuscita a trovarla sul mercato. E chiudiamo il nostro giro riguardante gli screening per la popolazione scolastica andando a vedere come sono andate le cose a Montesilvano, screening che si tengono al Paladin Martin, dove oggi si è recato anche l'assessore Paolo Cilli. Il servizio. Assessore, allora, da oggi fino a domani screening per gli studenti di Montesilvano, qui alle nostre spalle all'interno del Paladin Martin. Lei è venuto a fare un sopralluogo, insomma sta filando tutto per il verso giusto. Ma per fortuna sì, abbiamo scelto di fare come abbiamo fatto in precedenza le prenotazioni, con le prenotazioni ogni 15 minuti riusciamo a gestire bene la situazione, tant'è che non c'è fila nonostante abbiamo fatto già un bel numero di tamponi. Auspicio, insomma, ne parlavamo anche con il sindaco De Martinis nei giorni scorsi, che insomma ci sia una larga fetta di ragazzi che decidano
decidano con i genitori ovviamente di sottoporsi a questi controlli? Beh, in effetti al momento abbiamo avuto prenotazioni per circa il 60% della popolazione studentesca di Montesilvano, parliamo di scuole materne solo dai 5 anni in su, elementari, medie e superiori. Nonostante questo, diciamo che siamo abbastanza contenti, considerando che molti già avevano scelto di farlo per autonomamente, quindi tramite le farmacie. Lunedì riapriranno le scuole, assessore, insomma, qual è la situazione? C'è un po' di timore, voi come amministrazione comunale insomma, avete accolto favorevolmente la decisione del governo di riaprire le scuole, oppure secondo voi, diciamo, era ipotizzabile far slittare di qualche giorno la riapertura? Ma io penso che comunque abbiamo avuto i ragazzi che sono stati 15 giorni a casa, quindi abbiamo già avuto un periodo diciamo di allontanamento. Speriamo che le cose vadano bene. Io immagino e penso che anche questo screening che la Regione Abruzzo ha voluto porterà a un risultato. Da questo risultato poi potranno aversi di una consapevolezza diversa e quindi si potranno fare delle valutazioni. È chiaro è che, come ha detto ieri il Ministro Bianchi, la scuola è in presenza, è assolutamente importante. Questo non vuol dire che noi non siamo preoccupati, perché siamo assolutamente preoccupati, perché il numero dei casi purtroppo anche in età adolescenziale è aumentato, tant'è che stamattina abbiamo avuto già qualche positivo e tutti i positivi che abbiamo avuto più o meno sono quasi tutti i ragazzi delle scuole superiori. Da lunedì Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e Valle d'Aosta passano in zona gialla, colorazione che non cambia di molto le attuali possibilità per i cittadini. Il resoconto di Jacopo Forcella. Dopo 259 giorni l'Abruzzo da lunedì tornerà in zona gialla. A differenza di quanto accadde in primavera, era il 26 aprile, quando la nostra regione vide allentare le restrizioni dall'arancione, in questo caso si tratta di una retrocessione dalla zona bianca che per mesi aveva accompagnato la vita degli abruzzesi. Troppo alti i contagi a cavallo tra dicembre e un inizio disastroso di gennaio. Quasi il 20% dei contagiati, quasi 24.000 dall'inizio dell'emergenza, sono emersi solo nell'ultima settimana, in assoluto quella caratterizzata dai numeri più alti. Fino al 29 dicembre l'Abruzzo non aveva mai superato i 1.000 nuovi positivi in 24 ore. Da quel giorno non è mai scesa al di sotto di tale soglia, con il record assoluto di 5.315 nuovi casi dello scorso 5 gennaio. La variazione dei nuovi casi registrati nell'ultima settimana rispetto ai 7 giorni precedenti è pari al più 120%. In 7 giorni i pazienti ospedalizzati sono passati da 194 a 298, con una variazione del 50% circa. Quelli in area non critica sono cresciuti del 51%, mentre quelli in terapia intensiva sono aumentati del 25%. Il maggior numero di nuovi casi è emerso nel Chietino, seguito dal Pescarese, dal Teramano e dall'Aquilano. Ed ecco per quale motivo ieri, nel tardo pomeriggio, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze che riguardano anche Toscana, Emilia Romagna e Val d'Aosta. Ma cosa cambia per i cittadini? L'obbligo principale è quello di indossare la mascherina all'aperto, oltre che nei luoghi pubblici al chiuso. E del resto, la mascherina all'aperto era già obbligatoria da qualche giorno per ordine ministeriale, anche all'aperto e anche in zona bianca. Sui mezzi di trasporto, anche locale, inoltre serve la FFP2. Nessuna distinzione tra vaccinati e non, la mascherina va indossata sempre. Per quanto riguarda gli spostamenti, non ci sono restrizioni, ci si può muovere all'interno del proprio comune, negli altri comuni e nelle altre regioni, così come non c'è alcun tipo di coprifuoco o limite di orari per potersi spostare. Ma da lunedì, per effetto del decreto Draghi del 5 gennaio, il Green Pass rafforzato servirà sui mezzi pubblici, al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, per musei e mostre, al chiuso per i centri benessere, per i centri termali, parchi tematici e di divertimento, le sale gioco, le sale bingo, le sale scommesse, alberghi e strutture ricettive, sale, fiere e centri congressi. Inoltre non ci sono particolari limitazioni per i negozi. Le attività commerciali rimangono tutte aperte senza limiti di orario. Lo stesso vale per i centri commerciali. Solo chi è in possesso del Super Green Pass, quindi vaccinati o guariti, può sedersi e consumare al chiuso, dove, e questa è la principale novità, il numero massimo per sedersi allo stesso tavolo sarà di
di 4 persone. Chi ha il Green Pass base, quello ottenuto col tampone, potrà sedersi solo fuori. Le discoteche resteranno chiuse fino al 31 gennaio, gli impianti sciistici restano aperti anche in zona gialla, ma anche in questo caso cambiano le regole da lunedì. Se fino ad ora per gli impianti all'aperto non era richiesta nessuna certificazione e per accedere a quelli al chiuso era richiesto il base, da lunedì serve il rafforzato in tutti gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici. Inoltre, le scuole sono aperte e la didattica è in presenza al 100%, con l'eccezione di eventuali classi in quarantena per casi positivi. Green Pass necessario per gli studenti universitari, ma è sufficiente la certificazione base. Con le nuove norme, obbligo di vaccinazione invece per il personale universitario. Lasciamo l'ampia parentesi dedicata al Covid, inquietante episodio accaduto la scorsa notte a Rancitelli, dove ignoti hanno esploso dei colpi di pistola contro un'auto in transito. A parlare di fatto grave e preoccupante è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che torna ad accendere un faro sulle problematiche del quartiere. Vediamo. Allora, la grande farsa dell'abbattimento del ferro di cavallo, la storia, come ho detto, mi darà ragione. Stanno spendendo milioni e milioni di euro per abbattere il ferro di cavallo, hanno effettuato una serie di sfratti, quindi delinquenti, criminali, pregiudicati, si sono già spostati in via Lago di Capestrano, dove ci sono case vuote, e ho registrato negli ultimi giorni 7 occupazioni abusive. Quindi si tolgono dal ferro di cavallo, vanno a 100 metri e si posizionano nelle case vuote. Ricordiamo che in questo momento ci sono 100 abitazioni popolari vuote, non assegnate nella città di Pescara, pronti per essere occupati. Quindi cosa avrebbero dovuto fare? Invece di spendere un milione di euro per abbattere un patrimonio pubblico, il patrimonio pubblico si ristruttura, i delinquenti criminali si cacciano dalle case popolari, contestualmente si inseriscono i cittadini onesti che sono in graduatoria, e quindi vai davvero a ripulire una zona, non facendo una farsa e facendo credere ai cittadini che qui la situazione si sta risolvendo con l'abbattimento del ferro di cavallo. Non a caso, due giorni fa, giovedì, c'è stata l'ennesima sparatoria, hanno sparato colpi di pistola contro una macchina. Tra l'altro io mi trovavo in via Lago di Borgiano, vengo sempre anche i giorni di festa a effettuare un sopralluogo vicino ai palazzi che dovrebbero abbattere e che non hanno abbattuto. Quindi la situazione qui è pericolosissima, è un fazzoletto di terra, come lo chiamo io, maledetto, pieno di criminali, di pregiudicati, dove comunque si delinque alla luce del sole, c'è spaccio di droga a tutte le ore, i cittadini onesti hanno paura, mi chiamano, ci chiamano, non ce la fanno più a convivere con questa delinquenza. La ricetta, io l'ho detto da tempo, purtroppo non mi vogliono ascoltare: se si facessero davvero gli sfratti col contestuale assegnazione dei cittadini onesti, è sicuramente una supervisione da parte degli organi deputati alla sicurezza e all'ordine pubblico, il problema si potrebbe contenere, non risolvere ma contenere. Purtroppo stiamo ancora a denunciare queste situazioni. Io ho detto l'altro ieri, non sottovalutiamo queste cose, io ho il dovere di raccontarle e di accendere un faro, perché tra quell'arma e quei proiettili ci poteva stare un figlio della nostra terra. Qui ci sono tante cittadini onesti, significa che un figlio della nostra terra poteva cadere a terra, magari sbattuto a terra, poteva interrompersi tutti i sogni della sua vita. Ecco, attenzione, non sottovalutiamo, non abbassiamo l'attenzione, dove ogni tanto si spara, ogni tanto qualcuno c'ha una pistola, la caccia e spara. In questo quartiere questo si fa, non si può abbassare l'attenzione, perché se si abbassa, questo è il mio dovere istituzionale, se si abbassa l'attenzione vuol dire che noi poi il problema non solo non lo risolveremo, ma faremo credere che qui la situazione è tranquilla. La situazione non è tranquilla. Anche le piccole e medie imprese sono in sofferenza, molte hanno dovuto chiudere per effetto sia della pandemia che del rallentamento dell'economia o per mancanza di commesse. Per questo servono politiche di aiuto specifiche che la Regione e gli enti locali devono mettere in campo, oltre a bandi mirati alla resilienza e al mantenimento dell'occupazione. Serena Secondi. A risentire in particolare della crisi ordinaria e poi della crisi che si è sviluppata in seguito alla pandemia sono in particolare le piccole e medie imprese. Un campanello d'allarme che desta preoccupazione. Assolutamente desta preoccupazione, perché chiaramente al di là delle multinazionali poi il tessuto produttivo vero della regione è rappresentato dalle piccole e medie imprese e dalle imprese artigiane. Grossi campanelli d'allarme ci sono stati già, molte imprese non ce l'hanno fatta perché chiaramente hanno avuto difficoltà, molti lavoratori hanno perso quindi l'occupazione.
c'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di avere un'attenzione particolare rispetto agli artigiani e alle piccole e medie imprese, c'è bisogno che la stessa regione e a livello anche nazionale si abbia più attenzione quando si mettono in campo politiche anche innovative, cosa che bisognerà fare, perché se non si riparte dalle piccole e medie imprese che sono, come abbiamo detto, proprio l'ossatura portante dei territori, anche delle aree interne, dei piccoli centri, rischiamo l'ulteriore isolamento di molti comuni, di molte realtà che vivono già a fatica. Da parte vostra cosa chiedete in particolare? Una maggiore interlocuzione, ma non solo? Maggiore interlocuzione, ma soprattutto un'attenzione, quando diciamo attenzione anche bandi specifici, cosa che in parte ci sono, ma in parte bisognerà costruirli. Un'attenzione particolare, perché è giusto dare una mano alle grandi aziende, ma è altrettanto giusto dare un occhio di riguardo a queste piccole aziende che, come dicevo, rappresentano per davvero l'ossatura del territorio. I vertici dell'UDC di Pescara hanno raccontato quello che è stato il tour svolto nelle ultime settimane nei quartieri cittadini per ascoltarne le richieste. Vediamo. Era venuto fuori quello che già mi aspettavo, visto il lavoro che faccio quotidianamente all'interno del mio ufficio di ascolto, soprattutto per i cittadini nelle zone periferiche. Manca sostanzialmente l'ABC nelle periferie, manca la toponomastica, addirittura ci sono strade dove non ci sono le descrizioni delle vie, soprattutto mancano gli asfalti, mancano i marciapiedi, la pulizia della città, le potature delle piante, insomma una serie di situazioni che ovviamente dovranno essere approfondite. Io, il mio amico e collega Bernardino Fiorillo, lo approfondiremo proprio in questo periodo, dove è in discussione il bilancio dell'anno 2022 del Comune di Pescara. Quindi ritengo necessario aver fatto questo approfondimento prima, per poi calare quelle che sono le esigenze dei cittadini e delle periferie rispetto a un bilancio che è in discussione. Pari dignità tra le periferie e il centro della città. Molto è una prerogativa soprattutto dell'UDC, Fiorillo, voi siete andati in giro per la città per ascoltare cittadini. Ma credo che questo debba essere un po' una caratteristica di tutti coloro che fanno politica, soprattutto a livello locale. E si dice spesso la politica in mezzo ai cittadini, ma in realtà poi la politica in mezzo ai cittadini la ritroviamo soltanto in campagna elettorale. E in più c'è questo, che magari spesso i cittadini di periferia hanno più difficoltà a rappresentarsi con l'amministrazione comunale, quindi a rappresentare anche le proprie esigenze. Per questo, grazie alla lodevolissima iniziativa del consigliere Massimiliano Pignoli, che è sempre attento a queste esigenze, abbiamo voluto andare incontro noi a quelle che sono le istanze, i bisogni, e quindi considerare e vedere di persona quali potevano essere le attenzioni particolari. Abbiamo visto che c'è bisogno di grossi interventi, e questo l'amministrazione si è già portando avanti, come per esempio l'abbattimento del freno di cavallo, ma anche di piccoli interventi. Pagina dello sport: poco più di un mese, una serie di impegni ravvicinati dovranno consentire di capire meglio qual è il campionato che attende Pescara e Teramo, chiamate a scontri diretti da non sbagliare dopo la lunga sosta. Vediamo il servizio. I 9 impegni in 36 giorni saranno il più ampio banco di prova per Pescara e Teramo alla ripresa di un campionato che, come tutto il calcio italiano, stenta a frenare l'ondata della variante Omicron nel paese. I rinvii degli impegni di domenica e di domenica prossima, seconda e terza di ritorno, faranno slittare le giornate di qualche settimana, rendendo assolutamente congestionato il mese di febbraio, che vedrà due sole settimane tipo, quella tra sabato 22 e domenica 30 gennaio e quella tra domenica 6 e domenica 13 febbraio. Il resto saranno recuperi e scadenze già prefissate, come quello del turno infrasettimanale, ad esempio programmato mercoledì e giovedì 16-17 febbraio, quando l'ottava di ritorno vedrà lo scontro diretto tra Teramo e Pistoiese nella serata del 16 e il posticipo dell'Adriatico Cornacchia di 24 ore dopo allo stesso orario. La bolla, così l'ha definita ieri il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che dovrebbe attenuare i contagi tra giocatori delle squadre di Lega Pro insieme alla terza dose di vaccinazione obbligatoria per gli stessi, argomento di cui si parlerà nel Consiglio federale del prossimo 21 gennaio, dovrebbero poter dare una sterzata ad un torneo che chiaramente ha slot liberi per i recuperi, ma non troppi, anche considerando la sequenza pazzesca di impegni ravvicinati che potrebbero favorire infortuni legati all'ipersollecitazione. In casa Pescara, ieri ufficializzato l'arrivo dal Bari di Carlo De Risio, sarà peraltro il momento cruciale della stagione, con gli scontri diretti che dovranno dire se il Delfino può rientrare in un
discorso di vertice, non primo posto, ma per le posizioni d'onore alle spalle di chi andrà in Serie B direttamente. Alla ripartenza ci sarà l'Aquila Montevarchi tra le mura amiche, i primi quattro impegni, almeno sulla carta, ci sono anche Viterbese, recupero con la Carrarese e Gubbio, sono abbordabili. Ma da lunedì 17 febbraio la trasferta di Reggio Emilia, posticipo delle ore 21, apre un ciclo terribile che vedrà il giovedì, tre giorni dopo, la sfida in casa contro la Virtus Entella, altro posticipo delle 21, la doppia trasferta in terra marchigiana, Fermana prima e Vispesaro subito dopo, e il gran finale in casa del Modena domenica 27 febbraio. È chiaro che mettere insieme buoni risultati consentirebbe all'11 di Gaetano Auteri di dare continuità ad una discreta chiusura di 2021 e soprattutto accorciare su chi è davanti. Tra mercato che non è ancora entrato nel vivo e una situazione societaria ancora da definire, il Teramo ha scampato il ritorno terribile in campo con Siena e Modena, che avrebbe messo in grosse ambasce il diavolo. Il rientro sarà con la Vispesaro, ma i biancorossi avranno tre trasferte consecutive. Dopo il Benelli c'è Imola e il recupero a Siena del 2 febbraio. Le sfide con Lucchese in casa, Viterbese fuori e Pistoiese ancora al Bonolis sono tre veri scontri diretti da non fallire, così come l'ultimo del 27 febbraio tra le mura amiche col Grosseto. In mezzo la gara di Gubbio per nulla agevole e il recupero col Modena ad altissimo coefficiente di difficoltà. Guidi spera di ripartire con un organico più strutturato e corretto di questo, ma a marzo Pescara e Teramo avranno un'idea più precisa del destino che li attende. E questa mattina allenamento congiunto tra Pescara e Pineto al Delfino Training Center dopo una prima parte di attivazione partitella. Qui vediamo le immagini tra le due compagini, utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e alleggerire il carico di lavoro di questi giorni in attesa della ripresa del campionato. Partita terminata 3-1 per il Pescara con le reti di Diambò, Rauti e Lescano, giovane spagnolo 2003, un centrocampista in prova in questi giorni in riva all'Adriatico. Per il Pineto in gol l'attaccante Ciarcelluti. Domani prevista una giornata di riposo per il Pescara con ripresa dei lavori fissata per lunedì pomeriggio. Pescara che a causa dello slittamento di due settimane della ripresa del campionato tornerà in campo sabato 22 gennaio ospitando l'Aquila Montevarchi per la quarta giornata di ritorno di Serie C. Medesimo slittamento per il campionato di Serie D con il Pineto che tornerà in campo domenica 23 gennaio nella trasferta sul campo della San Benedettese. Partita valevole per la 17ª giornata. Restiamo in casa Pineto che ha riabbracciato da pochi giorni l'attaccante Giacomo Romano che arriva per sostituire il partente Cardella. Ascoltiamolo. Ma sicuramente sono felicissimo di essere tornato qui. Quando si è presentata la possibilità non ho esitato un momento, perché comunque sono stato bene qui l'anno scorso e non si può dire no a questa società, ai ragazzi che comunque è un blocco che è rimasto l'anno scorso e quindi ci sono comunque affezionato e mi trovo molto bene già con loro. Sì, assolutamente, dobbiamo rimetterci in carreggiata, sono qui per dare una mano al gruppo e sono a disposizione di tutti. Ma stiamo allenando ovviamente con le accortenze che ci sono questo virus, purtroppo, però comunque ci stiamo allenando molto bene, siamo a disposizione del mister e ci stiamo impegnando quotidianamente sul campo. Però stiamo provando tante altre soluzioni, comunque mo il campionato è fermo, quindi ci sta tempo per lavorare, per migliorarsi e per fare bene. Sì, assolutamente, non solo quella di Sembra ha detto che sarà sicuramente una sfida importante, ma su tutte le altre rimanenti, quindi cerchiamo di dare il massimo e di arrivare il più in alto possibile. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.